Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi principali titoli della mattina. Cavallo di ritorno e spaccio di cocaina, chi sono gli arrestati e come operavano sul territorio per dividersi gli affari, tutti i dettagli sul nostro sito. La società Goi Energy ha completato l'acquisizione dell'intero capitale di ISAB controllata al 100% da Lukoil. Si chiude la vicenda della raffineria di Priolo. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale mortale avvenuto ieri lungo la strada statale 114. Vittima un motociclista di 56 anni. E Antonio Emanuel Colino, 45 anni, a perdere la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto in contrada Scalilli lungo la strada statale 284 nel Catanese. Serie A, Napoli campione d'Italia, ma i festeggiamenti finiscono in tragedia, un morto e 5 feriti. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.